E allora Lorenzo, ne avevamo parlato tempo fa con un grandissimo che era della musica internazionale, stiamo parlando di Elvis, oggi parliamo dell'Elvis italiano, possiamo dirlo così? Sì, assolutamente sì. Poi è bello in questa puntata e nella precedente hai sempre parlato con me di questi straordinari cantanti col ciuffo e giustamente è abbinato la presenza mia ad Antonio Ciacci, così si chiamava, no? Poi in arte Little Tony, insomma, personaggio meraviglioso, 24.000 baci, Cuore Matto. Ecco, Cuore Matto per me è la canzone top di Little Tony, personaggio straordinario, costumi simili a quelli di Elvis, hai detto bene, l'Elvis italiano. E allora iniziamo subito quindi con la rubrica curata da Silvia Pagni. Bentornati cari telespettatori, buon venerdì. Oggi è il compleanno di uno degli esponenti della musica rock and roll italiana dal ciuffo ribelle, proveniente dal Monte Titano. Il 9 febbraio del 1941 a Tivoli nasceva Little Tony. Antonio Ciacci, in arte Little Tony, proviene da una famiglia sammarinese da 7 generazioni e con i genitori entrambi originari di Chiesa Nuova. Little Tony ha iniziato giovanissimo a interessarsi di musica, grazie anche a una passione di famiglia che accomuna suo padre, Novino Ciacci, cantante e fisarmonicista. Le sue prime apparizioni canore sono i ristoranti dei castelli romani, a cui seguono i locali da ballo, le balere e teatri d'avanspettacolo. Nel 1958, durante uno spettacolo nel Teatro Smeraldo di Milano, viene notato da un impresario inglese, Jack Good, che lo convince a partire con i fratelli in Inghilterra. Qui Antonio Ciacci assume il nome d'arte Little Tony, in omaggio a quello di Little Richard, e nasce il gruppo Little Tony and His Brothers. Gli spettacoli hanno talmente tanto successo che obbligano Little Tony a rimanere per tanti anni in Inghilterra. Little Tony dichiara questo: a 16 anni sono andato a Londra senza una lira e senza sapere una parola di inglese, a misurarmi con gente come Cliff Richard. Prendevo il treno a Carbone e andavo a Manchester, da dove andava in onda il programma Boy Meet Girls, che ha fatto la storia del rock in TV. L'anno successivo il programma fu chiamato Wham. Pensate che George Michael prese questo titolo per il nome della sua prima band, e in questo programma Little Tony era ospite tutte le sere. Uno degli autori di Elvis Presley scrisse per Little Tony il brano Too Good, che arrivò nella top 20 inglese nel 1959. Rientrato in Italia nel 1961, partecipa con Adriano Celentano al Festival di Sanremo con il brano 24.000 baci, classificandosi al secondo posto. Alcune sue canzoni vengono scelte come colonne sonore di alcuni film, come Blue Monday, Il gangster cerca moglie, Che tipo rock e i Teddy Boys della canzone. Sempre nel 1961 incide diverse canzoni per i film 5 Marines, Per 100 ragazze, Rocco e le sorelle, Nerone 71, La bella americana e Pugni, pupe, marinai. Il primo successo discografico italiano è del 1962, Il ragazzo col ciuffo, anni dopo ripreso dai Persiana Jones. Porta l'artista nei primi posti della classifica. Il vero grande trionfo fu nel 1966 quando porta al Cantagiro il brano Riderà. Non vinse, però vendette milioni e milioni di copie in tutto il mondo. L'anno successivo ancora un altro grande successo con il brano Cuore Matto che vinse il primo posto al Festival di Sanremo. L'anno successivo inizia con un altro grande successo sanremese, Bada Bambina. Tony fonda una propria etichetta, la Little Records, con cui esce
e diceva che amava me. Nostalgia. E nel 1970 c'è il grande successo al Festival di Sanremo con La spada nel cuore, composta da Mogol e Carlo Donida, conquistando un ottimo quinto posto finale in coppia con Patti Pravo. Nel 1975 incide Tony canta Elvis in omaggio al suo grande maestro Elvis Presley. Nel 1980 incide Love Boat, profumo di mare, della fortunatissima sigla della serie Love Boat. Fa la sua ultima apparizione nel 2013 nel programma di Carlo Conti I migliori anni, con il brano Riderà e Cuore matto. In quell'occasione, prima di cantare Cuore matto, aveva ricordato il giorno in cui andò a fare le prove per inciderla ed era poco convinto della canzone, che considerava una canzoncina, e inoltre aveva già inciso Riderà. Dopo le prove si sedette e dietro di lui sentì una voce dirgli: hai una canzone che venderà milioni di dischi, è un'idea fantastica. Quella voce era di Domenico Modugno. Muore all'età di 72 anni il 27 maggio del 2013 per un tumore. Noi che l'abbiamo amato non morirà veramente mai. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Io vi aspetto lunedì e vi auguro un buon fine settimana. Un bacio da me, Silvia Pagni. Ciao a tutti.